troviamo al Salon du Cheval de Paris, uno degli appuntamenti più tradizionali del panorama equestre internazionale. E proprio qui, tra grande sport e lifestyle, va in scena la seconda edizione del Longines Master, che ha visto il suo debutto a Los Angeles e adesso arriva nella Villomière. Je crois qu'aujourd'hui, le show jumping, il a besoin d'être reconnu. Donc, j'ai voulu vraiment créer un événement sport et lifestyle, parce que le fait de s'associer à des marques prestigieuses, ça va tirer notre sport vers le haut. Et je crois aussi que le fait de vivre une expérience lifestyle sportive, ça crée un nouveau public et ça crée des nouveaux fans. Et aujourd'hui, toutes les personnes que nous emmenons dans notre univers, elles découvrent quelque chose de nouveau. Grâce à ça, elles découvrent notre sport, elles vivent une expérience lifestyle, fashion, elles vivent une expérience gastronomique, elles vivent une expérience artistique, mais il y a aussi un grand public exceptionnel qui vient très 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 nombreux et qui est notre plus grand supporter. Il prestigioso circuito, ispirandosi al magico mondo del tennis, lancia una sfida importante mettendo in palio un montepremi extra da capogiro. Un bonus da 2.250.000 euro, detto Super Grand Slam, nel caso in cui un cavaliere riuscisse a vincere i tre Gran Premi Longines consecutivamente, nell'ordine previsto ogni stagione, ovvero LA, Parigi e Hong Kong. Bonus da 1 milione di euro, detto invece Grand Slam, per tre vittorie sempre consecutive ma su due stagioni diverse, ovvero Parigi-Hong Kong e lei, oppure Hong Kong e lei Parigi. Quattro giorni in cui il grande sport ha regnato sovrano in un'atmosfera assolutamente magica. La mia prima volta, fantastico, un'organizzazione stupenda. E devo dire che è una bella avventura, veramente, sono felice, sono carico, perché domani avremo un gran premio importante, direi che ci sono tutti. Appuntamento clou del meeting a 5 stelle, il classico Gran Premio. Iniziato da pochissimo il Gran Premio del Longines Master. I top riders alle mie spalle dal campo prova si stanno preparando per scendere in campo uno ad uno per andare ad affrontare un percorso dall'altissimo contenuto tecnico made by il nostro direttore di campo di fama internazionale, Giuliano Vezzani. Il percorso base ha prodotto 8 zeri che si sono direttamente qualificati per il barrage. Primo a scendere in campo e a chiudere senza errori l'austriaco Max Kühner in sella a Cornet Kalua. Dei 20 binomi successivi solo il belga Niels Brunsils e Cade Liebert sono riusciti ad interpretare al meglio il giro. A metà gara l'atmosfera ha ricominciato a scaldarsi grazie all'incredibile performance della leggenda vivente John Whittaker, che con Ornellaia ha incantato ed entusiasmato il pubblico accorso. Al mitico John sono seguiti Nicolas Philippe Ayers, Grégory Vatelet, Bertram Allen, Daniel Deusser e Simon Delestre. Con un parterre di cavalieri fenomenali, il barrage non poteva che essere uno spettacolo, e così è stato. Max Kühner e Niels Brunsils aprono la strada, ma commettono un errore a testa. John Whittaker piazza il primo percorso senza errori, ma non riesce a fermare il cronometro prima dei 47 secondi e 35. Nulla da fare per Nicolas Philippe Ayers, che chiude con 8. Poi arriva il momento di Grégory Vatelet e del Dorado Van Het Vierhoff. Il sensazionale cavaliere belga rischia il tutto per tutto e ferma il tempo ad un imprendibile 41,86. Ottime le successive prove di Bertram Allen e Daniel Deusser, che non possono fare altro che inseguire. Chiudono rispettivamente secondo e terzo, classifica confermata dall'errore commesso dall'unico francese rimasto nel finale di gara.
Simon de Lestre commette un errore e consegna il GP nelle mani di un incredulo Grégory Vatelet. Moi, j'étais pas le meilleur sur le barrage, j'ai eu un peu de chance, mais voilà, j'ai pris beaucoup de risques. Je savais que derrière moi, il y avait des cavaliers très rapides, Bertram, Simon ou Daniel, donc j'ai vraiment été à la limite du risque. Voilà, c'était le jour où ça voulait passer, même si depuis quelques semaines, je veux dire, le cheval est vraiment en forme. Il fait vraiment des bons résultats, il a gagné à Liège, à Lyon, et c'était très bien à Calgary, il a fait vraiment beaucoup de bons parcours. Donc là, je sentais que c'était proche d'une bonne victoire pour lui, et voilà, tant mieux pour moi, c'est arrivé aujourd'hui. Ora la magica serie guarda dritto verso Oriente e la sfida continua.